Trapani e Messina tornano ad affrontarsi dopo 15 anni nel primo derby siciliano della stagione 2024-25 del campionato di Serie C, Nao Girone C, non aggiornata. Anticipo tra Trapani e Messina con il tecnico Salvatore Aronica, grande ex dell'incontro, da giocatore 3 anni con la maglia del Messina, una promozione dalla Serie B alla Serie A. Messina che schiera Anatrello, Petrungaro e Pedicillo davanti, ed è proprio il numero 28 che scalda i guantoni di un insicuro Seculin, che respinge al decimo la conclusione del numero 28. Sul calcio di punizione la prima occasione del Trapani. Krapikas è bravo a distendersi sul destro di Carraro, l'ex Feral Pissalò si fa in questo caso ipnotizzare da Krapikas, come si fa ipnotizzare invece da Carriero Anselmo. Doppia ammonizione, il secondo giallo per il fallo sul numero 20 del Trapani, e finisce al minuto numero 21 la sua partita e lascia in 10 i ragazzi del qui inquadrato Giacomo Modica, che non è d'accordo con la decisione dell'arbitro Andrea Zanotti di Rimini. Una gara che dunque cambia volto ma non cambia lo spartito, perché il Messina si rende spesso pericoloso con il recupero palla sulla tre quarti difensiva del Trapani. Qua ci prova con Petrungaro con il tiro dalla distanza. Dall'altra parte Caric, uno dei più vivaci nel corso del primo tempo, lascia a Canutè, pallone di ritorno per l'ex Benevento, e Krapikas due volte, prima su Caric e poi su Lescano, è bravissimo a tenere il pallone e rimanere attivo sulla conclusione dell'argentino. Poi in finale di primo tempo è tutto di marca Messina, con questo sinistro di Gennaro Anatriello che colpisce la traversa dai 20 metri. Ripresa che inizia con questa discesa di Lia, lascia il pallone per Petrungaro, grande coordinazione, insicuro ancora una volta Seculin, Anatriello segna il gol dell'1-0 per il Messina, quarto centro stagionale per l'ex Alessandria, che fa esplodere di gioia gli oltre 200 tifosi del Messina arrivati a Trapani. 1-0 in 10 contro 11 per i ragazzi di Modica, che continueranno nella loro partita difensiva e poi, affidandosi alle ripartenze di Petrungaro e Anatriello, qui ci prova Caric dalla distanza a scuotere il Trapani, che fa entrare Spini, Bifulco e Udo nella ripresa, ma che lascia tanti spazi al contropiede del Messina. Qui Mamona prova la conclusione alta sopra la traversa, lui è entrato al posto di Anatriello. Aronica prova a scuotere i suoi, ci sono 5 minuti di recupero, e proprio nel recupero le occasioni più grandi per il Trapani, con Udo che centra la traversa sul cross pennellato di Ciotti, prova a staccare l'ex Gubbio, trova la traversa, ma dal calcio d'angolo successivo Spini apparecchia per Udo e trova il primo gol in maglia Trapani, lui che non segnava dal 24 aprile con il Gubbio, 11 reti lo scorso anno, primo sigillo in maglia Trapani, 1-1, e gioia incontenibile per i tifosi di casa che vedono anche l'arrembaggio di Caric e compagni nel finale. Udo si sistema il pallone sul sinistro ma manda alto davanti a Krapikas. Il derby tra Trapani e Messina finisce 1-1, sale a 7 risultati utili consecutivi il Trapani. Il Messina ferma ancora una volta una grande del campionato, dopo il Benevento, anche il Trapani.